Bene raga, ciao a tutti dal Comendore Veneziano, siamo tornati su Forza Motorsport. Allora raga, intanto voglio dire una cosa, se in certi video, soprattutto quelli registrati col Game Capture, ci sono solo dei piccoli problemi del commento, cioè, non capisco perché quando vado ad editare non hanno questo problema, cioè io non, sinceramente sono vanesi di YouTube secondo me perché io non riscontro problemi. E se succede invece, e magari sento che c'è un problema, ma dipende dal fatto, non so, metti che mentre registro carico, se non so, si scarica un aggiornamento di Windows qualcosa, purtroppo va un po', chiaramente vado a perdere memoria, il Game Capture comunque usa un po' di memoria, e rischio di perdere la sincronizzazione di 10 secondi, purtroppo non ci posso fare niente. Va bon, raga, andiamo, siamo con il Ferrarino, e si gode. Vai! In questo periodo purtroppo non ho giocato tantissimo a Forza perché avevo altri giochi in mano, quando ne hai tanti è il pro e contro, e insomma mi sono dedicato più altri giochi onestamente. Vediamo un po' la macchina, eccola qua, il Ferrarino, e si gode. Come va la gara, poi metti che non riesco a vincere, chiaramente me la rifaccio io. Da solo per vincere, qua l'obiettivo è spaccare però il culo a tutti. Vai Fury, vai Cooper. Concentration, please, concentration. Come difficoltà c'è molto abile, esperto, adesso non ricordo, comunque la difficoltà è abbastanza elevata. Sì, non ha più o la terz'ultima o la quart'ultima, ma sono tante, quindi va bene. Qualche piccolo riavvio possiamo anche usarlo, tanto insomma, ripeto, a forza vorrei giocare rilassato e divertirmi. Vai, gondolare, il gondolare c'è, e il gondolare c'è. Ma Praga, fatalità, becco sempre Praga, cazzo. Cioè, che purtroppo non ci sono tantissimi circuiti, quindi è un po' facile trovare sempre gli stessi. Vai, Kumendon, Kumendon, Kumendon. Oh, il Kume c'è, Fiori. Non gioco da un po', però, a forza, eh. Vedrai che se il livello comunque non è bassissimo, non me la sto cavando male. Buono come, buono buono. Non vedo l'ora di arrivare con le macchine più fighe nei campionati più impegnativi. E che per esempio c'ho anche NBA, Fio, NBA è un gioco che porta via tempo perché le partite sono eternes proprio. Vai come lo sorpassa e si gode. E si gode. Non vedo un cavolus. Dai, 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 dai. Tirala, tirala, tirala. Guarda che come, ragazzi. Guardatelo. Un gondolaro alla guida mai visto. Occio. Bisogna superare la prima. Però dai, fa l'errore. Dai, che fa l'errore. Dai, che fa l'errore. Dai, che fa l'errore. Non lo fa. Non lo fa. Non lo fa il Kume, prova a tentare il recupero. Manca ancora Cholaps, Cholaps. Bene, bene, però sono contento, cazzo. Me l'aspettavo di ripartire subito così a bomba. Ma poi vado a vedere qual è il livello. No! Bravissimo, Kume. Vai che andiamo. Questo è uno dei miei circuiti preferiti, comunque, Pragas. Vai, 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 attento, attento, attento. No, il muro, no, il muro. Madunin, Madunin. E il Kume in testa la corsa, il Kumendone veneziano, al secondo posto una pippa. Rosy Bindi è al terzo posto. La grande Rosy, Fiori. E me la godo. Vai, Fiori, vai, 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 vai. Spettacolo puro. A Pragas, dove il Comendone, dopo la gara, va a fare altre attività. Perché Praga, insomma, domina. Avete capito, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del prosciutto di Praga, che è un'attività meravigliosa da fare a Praga, cioè mangiare tanto prosciutto. Come i maialini. Messaggi subliminali veneziani, ragazzi. Che dominio, però. Che dominio. Possiamo avanzare ancora la. No, non possiamo andare. Adesso vediamo. Forse, però. Oh, comincio ad avere dei dubbi che sono difficoltà pipponi, però. Adesso guardiamo.
Mamma. No! Eccola la cagatissima, il cagatone, il cagatone, il doppio cagatone. Vai, andiamo a sgommare, cazzo, sgommatone veneziane. Solo per considerare che con che cavolo di difficoltà siamo. Final lap, final lap, final lap. Il classico final lap come Indiana adesso. Andiamo di final lap. Occio. Molto buono. Molto buono Cube. Molto buono Cube. Molto buono Cube. Questo circuito è bellissimo, cazzo, ma perché ne hanno fatti pochi? C'è veramente da bestemmie in thailandese antico, cioè non capisco il perché. Proprio non lo so, sinceramente. Si prova a aumentare abbastanza il livello, perché se questa è l'esperienza di gioco, c'è veramente una gita turistica, ragazzi, eh? In quel di Pragas. Vai, il saltino della vita. Occhio, non stiamo a far cappè, a fine che ormai è vinta, dai. Testa culo mi sa sui marroni, non prendere quel cancello di quella proprietà, fioi. Su so, qua non può passare il tram, cazzo. No, 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 no. Occhio. Dai, che siamo a pochi metri dal successo cumendiano, il ritorno su Forza Motorsports. Ma sto sole, fioi. Vai che ci siamo, vai che ci siamo. Oh, c'è il muro. E andiamo a vincere la Andiamo a vedere il level of difficulties in inglese puro, fioi. Dai. Dai. Eccolo qua, il mio Ferrarino, figo. Mi fai vedere che cazzo di livello è? Lo voglio vedere in diretta con voi su Kumena Veneziano Channel, il canale di Gondolari. Vai, oh, che spazio, quanti schei. Aiuto la guida a 20, difficoltà drive to 20. Non mi ricordo. E arrivano Money to do. Vai, viva i Pink Floyd. E arrivano soldini. La 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 la. Continua. Prossima gara ci speriamo due gare. Czech Republic. E da Praga dove andiamo? Ti prego, un bel circuito. Le Mans Circuits. Le Mans. Sì, Zoccolone, sì. Ma io voglio vedere le difficoltà. Circuits Le Mans. Le 24 ore. Le 24 ore di Le Mans. Ai ai ai. Adesso ragazzi stanno un po' pensando su come fare una serie male su GP4. Adesso vediamo anche su che stagione, su che roba. Ci penso e poi vediamo, sinceramente. Se volete, chiaramente, una serie su GP4. Bugatti Circuits. Sento che i caricamenti di questo gioco sono più lunghi. Crysis 1, cioè, veramente. Confronto Crysis 1 era un gioco tranquillo. Oh, mia bella Madonnina. Ok, allora difficoltà drive hard, difficoltà drive. Ah, molto abile. Beh, insomma, cazzo, mi sembra una brutta difficoltà. O proviamo esperto, perché pro e altrove mi sembra un po' azzardato per il comendone. Cioè, sono sempre un gondolaro alla fine di tutto. Vai. Inizia gara.
Vai che andiamo ragazzi, Le Mans. Comunque penso che l'obiettivo sia arrivare almeno al terzo posto, nel senso non è, come si dice, obbligatorio arrivare per forza primi. Siamo tra i primi tre, tra virgolette, sblocchi la gara, vai. Ci stiamo attenti perché Le Mans, il circuito che su MotoGP mi stava abbastanza in culo. Prima curva bastarda, come si chiama? Le Chapelle, le Vaffanculle, cioè se non mi ricordo il nome della prima curva. Vai, come è partito bene, ragazzi. Siamo già al decimo posto. Dai, che siamo a livello esperto. Adesso vediamo cosa riusciamo a combinare. Bravo, Kume. Bravo Kume, bravo Kume. Occio. Spettacolo puro! Vai già a quinto posto! Vai che se guidiamo bene, nessun livello ci può spaventare perché siamo gondolari. No, no. No, scusate, devo fare un rewind, ma porca questa curva di merda. No! Cosa fa? Ma che pippa. Vai. Scusate, Fio, ma ogni tanto qualche rewind ci sta. Ecco, ripartiamo da qua. Sì, basta, non serve andare avanti. Ok, vai. Il Kume ammazza tutti, il Kume ammazza tutti, il Kume ammazza tutti. Ma niente, cioè, queste macchine hanno un'accelerazione migliore, però, non ho preso il top, diciamo, di questa categoria, Anche volevo risparmiare un po' di soldini, perché c'erano macchine sicuramente più prestazionali, ma costavano di più, ho detto, vai di Ferrarino. Siamo già in questo momento, abbiamo fatto il nostro, così la gara, comunque, tra virgolette, è vinta. Però noi vogliamo il primo posto, vogliamo la first class. Vai, vai, la first place, la first vaffanculo. Dai, 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 dai. Tira, sto catorcio, dai. Che per il come sono tutti catorci infernali. No, guarda che roba. Guarda come sono. Non ci credo, non mi sono neanche rifatto. Ma non ci voglio credere. No, ma dai, ma non posso distruggere la macchina così. Però, madonna, che nervi, ste robe. Madonna, madonna. Come ho fatto a beccare un sorpasso? Devo guardare meglio. Eccola là. Niente, è proprio d'obbligo il sorpasso. Vai, come? Cerchiamo di non usare più flashbook. Questi flashback mi hanno rotto i maroni. Ce la dobbiamo fare con le nostre forze adesso. Attenzione! Attenzione, il Kume rischia tutto. Le prime due sono in fuga, però purtroppo devo sparare in qualche erroretto. Dai, come tira che cazzo dava una Ferrari da. Oh, ma che cazzo fai? Che sfoggia, è ferma. Scusate questo sfogo veneziano. Spoiler inchiodata. Dai, come non sono lontanissime. Possiamo recuperare, però non possiamo cappellare. Quello è il problema, perché ho una chiamata e non posso rispondere. Sono troppo qua impegnato. Ma perché chiamano sempre quando registro, Madonna! Mi supera. Riesco a tenere la posizione, ma non riusciamo a beccare i primi due. I primi due sono inarrivabili. Ma invece no, e invece no, e invece no, il gondolaro c'è, e il gondolaro c'è, e il gondolaro c'è. Vai, come? Final lap, siamo secondi attaccati, Asru XZP.
Sono state molto attente, questa curva mi sta proprio sui maroni, la cosa è abbastanza ufficiale. Ragazzi, le cose sono abbastanza ufficiali. Vai nella chicane. Quanti vaneggi in questa chicane con MotoGP, mamma mia, che bei ricordi. Un'estate al mare, voglia di trombare. È stato proprio il gioco dell'estate, MotoGP, cazzo. Io speravo nel gioco dell'inverno, nel gioco di Sochi, delle Olimpiadi, ma non lo fanno. Queste merdacce non lo vogliono fare. Non ho parole. Dai che andiamo a vincere, dai che andiamo a vincere, dai. La sofferenza è altissima, però la macchina è la... L'avversario è là, ragazzi. L'automobile, l'autovettura. Dai, ragazzi. Dai, tirala, dai, tirala. No. No, io odio sta curva, è ufficiale. Io la odio, io la odio, io la odio, la odio. Oddio, no, no, col Lambo, cos'è? Sì, occhio, occhio. Teniamo duro e portiamola a casa. Questo è il livello giusto per il comandone. Livello Expertus, più in là non ce la faccio. E anche con qualche flash, se no so cazzi. E il comandone, con il cuore, con il pacco, con la... Figa di Tori, va a vincere la gara. Sofferenze pure, sofferenze pure, ma si va a vincere, ma si va a vincere. Woo! Buono ragazzi, adesso comunque voglio capire quanto volete forza, come lo volete, modalità e tutto. Perché comunque è un gioco abbastanza lungo, nel senso, purtroppo io adesso mi sto, purtroppo, più che altro ho fatto di tempo con il discorso del lavoro, ma ho serie abbastanza lunghe, diciamo che le più immediate sono FIFA, però NBA, purtroppo cioè, vorrei fare 1000 partite al giorno, però cioè, durano troppo, quello è il problema, cioè quello è il vero problema cumendiano. E niente, adesso mi registro anche subito il secondo 84 millesimo, bene. Mi sparo subito il secondo video. E niente, raga, saluto il comendone. Comenda veneziano, comenda veneziano, comenda veneziano, lo youtuber italiano. Comenda veneziano, comenda veneziano, comenda veneziano, lo youtuber italiano.